ci spostiamo a Barletta, perché ieri è successo fatto, o almeno si è appreso ieri di un fatto assolutamente insolito. Stamattina il direttore del telegiornale ha titolato il cane di ritorno, un cane di ritorno, perché in genere si parla di cavallo di ritorno, e invece questa volta di cane, perché il protagonista di questa estorsione è stato questo pastore tedesco, è una femmina di 7 anni, si chiama Mina. Andiamo da Giovanni Di Benedetto. Sì, buongiorno Antonio, proprio così, un cane di ritorno, solitamente nel gergo criminale il cavallo di ritorno, cioè l'estorsione della macchina rubata che deve tornare indietro previo pagamento, diciamo, di una somma di denaro. Invece in questo caso c'è stato un cane, ci dispiace non potervelo fare vedere, vi dovete accontentare delle immagini di repertorio che abbiamo realizzato appunto ieri, perché Mina è a casa e i suoi padroni lavorano entrambi, quindi oggi non potevano essere qui presenti con noi in commissariato, perché diciamo i veri protagonisti, oltre a Mina, sono gli agenti del commissariato di Barletta che sono riusciti a ritrovarla, cioè a prendere la denuncia della proprietaria che non si è arresa alla richiesta di riscatto che un uomo di 64 anni le aveva fatto per tornare in possesso di questo meticcio di 7 anni e ha chiesto a lei la somma di 200 euro. Lei non si è piegata, ha denunciato l'accaduto agli agenti del commissariato che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo per ricettazione ed estorsione. L'uomo adesso si trova in carcere. L'arresto è stato convalidato, però la storia ce la facciamo raccontare dai veri protagonisti, il sovrintendente Luca Di Biceglie e il vice ispettore Pietro Vignola. Com'è andata? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Niente, dopo aver raccolto la denuncia da parte della signora, ci siamo attivati facendo gli accertamenti di rito e poi abbiamo deciso la strategia investigativa migliore pure prima per poter portare a termine questa storia, insomma, a lieto fine, per portare a casa il cane e insomma, arrestare il malfattore. E così abbiamo fatto, dopo i vari appuntamenti che ci aveva dato, fino all'ultimo in aperta campagna, quando l'uomo ha indicato il cane che era legato ad un fil di ferro vicino a un albero d'olivo, siamo riusciti a trovarlo e il soggetto ha preso i soldi ed è scappato. Ma perché proprio quel cane? Insomma, perché aveva puntato quel cane? E l'abbiamo arrestato successivamente. Dallo studio mi chiedono perché aveva puntato quel cane, ti rispondo io brevemente, perché il signore evidentemente conosceva le abitudini della famiglia della signora Sabrina, che tra l'altro è una veterinaria, e quindi è entrato quando non ha visto nessuno all'interno della villa e ha portato via il cane, sapendo anche l'affetto che Sabrina e il marito hanno nei confronti presumeva di questo animale di, che di hanno adottato da un cane. Sì, presumeva di poter fare il colpo. Vice ispettore, cosa insegna questa storia? Insegna soprattutto che questi fatti vanno denunciati. La Polizia di Stato, le forze dell'ordine sono presenti sul territorio, siamo attenti a qualsiasi reato che si consumi, noi ci impegniamo e cerchiamo di portare, quando è possibile, con il nostro impegno, portare a termine queste nostre attività, queste denunce che vengono fatte. In questo caso abbiamo ridato il sorriso alla proprietaria, perché è una ragazza che ci teneva tantissimo al cane, lei dice: io pago anche, però voglio il mio cane, perché ci teneva tanto, tra l'altro il cane che soffriva, pure aveva bisogno delle cure. Quindi quando noi abbiamo consegnato il cane è stata una gioia immensa anche per noi, perché abbiamo dato un sorriso a una persona. Se ne fanno tanti di arresti, però ci sono degli arresti e arresti. Qui c'è stata una questione più, voglio dire, umanitaria, perché comunque un cane, un miticcio, non aveva un grande valore, ma è il valore affettivo che è quello che conta tantissimo. E ridare il sorriso a questa persona per noi è stata una grande gioia, una grande soddisfazione. Quest'uomo, mi chiedono da studio se avesse precedenti, io ricordo di sì, quest'uomo già in passato aveva avuto dei precedenti, ma come diceva il vice ispettore si fanno tanti arresti, diamo notizie di tante operazioni dalla polizia, dei carabinieri, ma ci sono storie che prendono il cuore, una di queste è appunto il ritrovamento di un cane a cui era particolarmente legata questa famiglia, vero? Sì, è legatissima, loro ci tenevano tantissimo, ripeto, il cane che aveva anche dei problemi di salute per cui loro lo curavano. Fortunatamente il rinvenimento del cane in 2 giorni di tempo ha fatto sì che le cure potevano continuare, quindi il cane si è salvato perché rischiava anche la vita. Sì, effettivamente questa è anche l'altra notizia, fosse stato un altro giorno sotto sequestro, diciamo così, il cane avrebbe addirittura rischiato la vita perché aveva bisogno di farmaci salvavita per delle patologie intestinali. L'avete trovato legato purtroppo con un filo di ferro molto stretto ad un albero, questo magari è la scena che ha più reso inquietante la vicenda.
Sì, perché comunque era tutto infreddolito, tremava, legato con questo fil di ferro, e una volta liberato, insomma, c'era anche il proprietario insieme e quindi è saltato addosso. Una storia decisamente a lieto fine. Va benissimo. Perfetto, grazie. Meglio così, è andata bene. Grazie a voi. Grazie Giovanni, e complimenti alla Polizia di Stato per questa operazione. E, insomma, c'era di mezzo un cane, potevano prenderla diversamente, sotto gamba invece ci hanno lavorato bene e alla fine hanno ottenuto questo importante risultato di arrestare quest'uomo che ha messo in atto sicuramente un'azione spregevole. Grazie ancora Giovanni Di Benedetto.